diverse proposte di legge che sono state formulate da parti diverse del Parlamento, ma come dire, il suo punto di riferimento, il suo schema strutturale proprio in una legge popolare. Segno evidente, tangibile, che qualcosa è cambiato in quella che potremmo chiamare un po' la mentalità italiana ed è cambiato una volta tanto in senso estremamente positivo, nel senso di quella cultura dell'accoglienza di cui sono molti gli echi che sentiamo intorno a noi e che di fatto hanno fatto anche dell'Italia, in questo momento che vediamo scorrere di serata in serata sui nostri schermi televisivi, che leggiamo sui giornali, che sentiamo nelle parole che ci vengono raccontate di tante storie, di tante situazioni, hanno fatto dei flussi migratori quella che rappresenta in questo momento la più grossa battaglia di cultura e di civiltà che il mondo occidentale si trova ad affrontare. Questa legge conferma quindi che il cambiamento del popolo italiano è un cambiamento che va verso la dimensione dell'accoglienza. L'abbiamo vissuto in situazioni drammatiche come può essere stata Lampedusa, l'abbiamo vissuto in altre condizioni come al confine con Nord Italia, dovunque sia che i confini dell'Italia possono essere stati confini permeabili, lì comunque gli italiani si sono fatti riconoscere per un atteggiamento positivo. Non abbiamo teso nessun filo spinato, non abbiamo alzato nessun muro, abbiamo mandato le nostre barche fino lì sulle rive dove loro potevano partire, per poterli accogliere, perché la difesa della vita è un valore non soltanto teorico, è un valore molto concreto, molto preciso, che noi abbiamo voluto assumere fin dal primo momento. Non a caso, devo dire, per quello che riguarda la cultura del nostro tempo, che è una cultura molto sensibile a tutte le tematiche delle immagini, abbiamo sotto gli occhi diverse immagini, che sono state immagini pregnanti in questi ultimi giorni. Dall'immagine del piccolo Amal, che ci ha toccato l'anima proprio per la sua, proprio perché era piccolo. Ci sembrava incredibile morire così a quest'età, avendo ancora tutta una vita davanti, o l'immagine di quell'altra bambina che gironzolava ai piedi, diciamo, dei soldati in un gesto di sommossa, coraggiosa, gattonando con sicurezza, senza paura, come se nulla potesse accadergli. Un'immagine di speranza, un'immagine di paura, ma sono immagini che ci vengono lasciate proprio da queste nuove generazioni che si aspettano da noi proposte e risposte positive. E veniamo quindi adesso a queste risposte positive che questa legge nel suo concreto cerca di dare. Io ho voluto sintetizzarle, perché come a tutti noi ci è capitato in questi giorni di essere interpellati molte volte, diciamo, ha la fortuna di fare il parlamentare e che sei interpellato da chi vuole provocarti, da chi vuole semplicemente capire e da chi nella più assoluto cinismo e indifferenza non si rende nemmeno conto di quello che sta accadendo. Allora, la domanda era questa: ma che cosa state facendo voi in questo momento per questi minori? E allora è stato, come dire, facile esemplificare le tre situazioni tipo. Il bambino che nasce in Italia e che nasce in Italia avendo dei genitori che da tempo, da un tempo considerevole, un tempo prolungato, 5 anni, un tempo continuato, un tempo che in qualche modo li ha già inseriti nel contesto italiano. Qualcuno ha voluto obiettare che avendo chiesto a questi genitori tra i requisiti di inserimento in Italia non solo la certificazione, ma anche un lavoro stabile e quindi anche un reddito minimo, noi stessimo facendo una selezione per censo. Bene, no, non è nessuna selezione per censo, è semplicemente un'accoglienza equilibrata, razionale, una selezione che in qualche modo dice ai genitori, una volta che sono arrivati in Italia, quanto è importante che le garanzie che offrono ai propri figli siano garanzie durevoli, che non sia la garanzia, per così dire, di quella precarietà assoluta che non può che esporre questo bambino a ben altri problemi, ma sia quella di chi dice ho un lavoro, il lavoro sarà un lavoro di badante, sarà un lavoro di collaborazione magari in un grande magazzino a portare dei pacchi, saranno lavori anche semplici, però lavori che garantiscano un minimo di benessere. Questo, insisto, non è fare, come dire, delle discriminazioni. Questo è invece creare un piano inclinato per dire che già questa integrazione cominciava con la casa, cominciava con il lavoro, cominciava con quelli che potremmo considerare i livelli essenziali di assistenza applicati al quotidiano, alla quotidianità.
E questo è il primo diritto, un diritto, una sorta di jus soli temperato, ma io ti direi soprattutto una sorta di jus soli mediato da quello che è il ruolo delle famiglie, da quella che è la capacità da parte delle famiglie di garantire benessere ai propri figli, incominciando forse dai primi gradini, quelli stessi che probabilmente abbiamo percorso noi italiani andando migranti negli Stati Uniti e facendo qualunque tipo di lavoro ti presentasse, ma lavorando per questo, per assicurare sicurezza e serenità ai figli. Quindi è qualcosa di più. Mi dispiace molto quando lo sento considerare un atteggiamento discriminante. Non è vero, perché come ha detto anche adesso recentemente il Papa all'ONU, quello dobbiamo riconoscere il diritto alla casa, il diritto al territorio, il diritto al lavoro. Queste tre piccole cose che sono veramente beni fondamentali sono quelli che sono implicitamente contenuti in questa prima parte della legge che si rivolge ai bambini nati in Italia. C'è poi un secondo passaggio, sono quei bambini che non sono nati in Italia, che sono arrivati in Italia piccoli, sono questi bambini che abbiamo visto scorrere a piedi con queste immagini straordinarie, che devo dire la cultura delle immagini ci regala, questi bambini che si trascinavano valigie, questi bambini addirittura che spingevano carrozzelle, questi bambini qualche volta in braccio ai loro stessi genitori. A questi bambini noi che cosa chiediamo? Chiediamo di imparare l'italiano? Chiediamo di compiere un percorso di studi, perlomeno il percorso di studi dell'obbligo, comunque 5 anni di formazione, che possono essere appunto la scuola dell'obbligo, ma possono anche essere, se sono arrivati un po' più grandi, possono essere anche i 5 anni di una scuola professionalizzante. Ma questo perché glielo chiediamo? Perché riteniamo che senza lavoro non c'è integrazione, senza lavoro non c'è autonomia, senza lavoro non si può ottenere rispetto per ciò che si è e non si può nemmeno muoversi in una linea di un progetto. Questo è quello che noi chiamiamo lo ius culturae, un ius culturae che è fatto proprio dei fondamentali, scuola dell'obbligo, certificazione di un minimo di competenza professionale per poter affrontare il contesto in cui ci si muove. Cose semplici. Io avevo presentato degli emendamenti che non so perché mi hanno bocciato, in cui chiedevo invece che venisse verificato a proposito dello jus culturae anche una conoscenza più solida di quella che invece è la cultura, di quella che invece è l'insieme, potremmo dire la Costituzione italiana. Attraverso la Costituzione italiana noi siamo abituati a far passare le cosiddette virtù repubblicane, che sono quelle virtù trasversali che non hanno nulla di confessionale, anche se molto hanno a che vedere con quella che è la cultura e la tradizione anche cristiana e cattolica del nostro paese. Volevo che questi ragazzi conoscessero la Costituzione, volevo che in qualche modo qualcuno certificasse, ci garantisse che l'insieme delle norme e delle leggi che hanno fatto grande il paese del diritto fossero anche a loro conoscenza. Di fatto questo si è trasformato in uno degli ultimi passaggi della legge che non è in capo alle persone, non si chiede alle persone di conoscere le leggi, si chiede ai comuni di predisporre dei corsi che loro possano frequentare. Un po' diversa la cosa, perché mentre questa diventa una responsabilità istituzionale, io facevo appello a una responsabilità personale, alla responsabilità di chi nei fatti dice io voglio stare qua, voglio conoscere i criteri di questo paese, voglio vivere questo insieme di loro. Perché questo è importante? Questo è importante perché la paura, accanto a questa dimensione dell'accoglienza e dell'inclusione, la paura che c'è sempre serpeggiante un po', è un po' la paura della perdita della nostra identità, la paura che questa, di essere in qualche modo invasi da questi paesi, invasi da queste culture, spesso anche non solo da una lingua, ma anche una religione diversa dalla nostra, e anche da quella che è una storia, anche da quelle che sono abitudini anche alimentari, stili di mangiare diverso. E non ci spaventa affatto che a scuola, come c'è la dieta mediterranea, che è dieta universale di conclamato benessere riconosciuto da tutte le società scientifiche, come è stato ripetutamente messo in evidenza anche recentemente ad Expo, ci possono anche essere diete diverse, ci possa essere la dieta che va più incontro a una cultura di tipo musulmano, dieta a una cultura di tipo ebraico, dieta a una cultura diversa, non è in questo, però quello che ci interessa è che anche attraverso queste culture ci sia davvero comunque il rispetto per quelle che sono le sane abitudini italiane. Ça va sans dire che tra le abitudini che io credo che vadano difese maggiormente e che non possono mai essere assunte
come abitudini in qualche modo di contraddizione, di provocazione, ci sono quelle che considero anche in questo campo i fondamentali. Il crocifisso nelle aule, il presepio a Natale, le vacanze di Pasqua. Non sono mica solo le vacanze di Pasqua, sono un senso, un contenuto, una cultura, una tradizione, che io credo che vadano conservate e che popoli che arriveranno coglieranno le nostre radici, dovranno apprezzarle, le dovranno stimare, ed è in questo mixaggio importante che noi ci giochiamo veramente quello che è stato chiamato una volta il meticciato culturale del nostro tempo, come sfida vera, non a diluire le identità, non ad appiattirle in un anonimato generico in cui i valori sono semplicemente fatti del fatto che io, come dire, mi faccio gli affari miei e sono in qualche modo estraneo al tuo mondo, alle tue esigenze, ai tuoi problemi. Non è questo. È nel dialogo costruttivo, è nell'incontro, è nel confronto. Ed ecco perché, secondo me, lo Ius Culturae rappresenta un determinante fondamentale di questa legge. Ma intendiamoci, lo Ius Culturae non è solo il diploma di quinta elementare o il diploma di terza media o il diploma per poter fare l'orologiaio, l'intagliatore o il tecnico radiologico, o no, il tecnico radiologico già ci vuole un corso di laurea, o comunque non so che, a un altro livello. No, quando parliamo di Ius Culturae parliamo delle radici di un paese. Mi piace ricordare per Romana che tanti anni fa vuol dire veramente tanti anni fa, tanto fu proprio Cicerone nella famosa invettiva contro Verre che difendeva proprio la possibilità per chiunque, in quel caso erano in Sicilia, quasi ai limiti dell'impero, la possibilità di dire civis romanus sum. E noi vogliamo che questi ragazzi possano dire civis italianus sum. L'Italicum non è solo una legge elettorale, è piuttosto una cultura, una tradizione, un'esperienza, un vissuto. Ma voglio ricordare anche che nel 213 a.C., quindi stiamo parlando di tanti tanti anni fa, e stiamo parlando di un imperatore che a Roma è conosciuto soprattutto per le famose terme di Caracalla, ma non c'era questo. Caracalla non fece solo le terme. Caracalla istituì proprio il diritto del cittadino romano in tutto l'impero romano. Chiedeva una cosa, chiedeva che imparassero in quel caso la lingua, il latino, per poter dialogare e che conoscessero il diritto romano. In un certo senso lo Ius Culturae è questa conoscenza di una lingua vera che veicola cultura ed è la conoscenza di valori che hanno fatto grande questo paese. Perché se Renzi adesso può andare in Europa e a voce alta a rivendicare che all'Europa la linea sull'immigrazione l'ha dettata il nostro paese e l'ha dettata proprio attraverso i suoi gesti concreti di inclusione, e non erano di buonismo, perché accogliere la vita che è in mare non è buonismo, è bontà allo stato puro, ed è umanità, ed è cultura e tradizione, lo può fare in virtù delle nostre radici. Quindi io spero e mi auguro che da questa sintesi, da questo Ius Soli e lo Ius Culturae, maturi davvero nel nostro paese una nuova fase di inclusione, di dialogo, ma anche di orgoglioso riconoscimento delle nostre radici. Grazie. Grazie a lei. È scritta a parlare l'onorevole Costantino. Ne ha facoltà. Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo. L'Italia purtroppo è un paese che in tema di diritti paga dei ritardi enormi, inaccettabili. Le classi dirigenti che si sono succedute in questi anni hanno preferito non affrontare alcune questioni, spesso perché controproducenti a fini elettorali, altre volte perché considerate, diciamo, non prioritarie. Infatti sta andando così per le unioni civili e abbiamo rischiato che andasse così sulla legge sulla cittadinanza. La parte più arretrata e strumentale della politica istituzionale sbraita, come purtroppo abbiamo avuto modo di ascoltare in commissione, dicendo che il Parlamento si dovrebbe occupare di ben altro, come per esempio del lavoro, come se le due questioni fossero in contrapposizione, come se la vita contasse meno, come se esistesse solo il diritto a lavorare e non quello a vivere un'esistenza riconosciuta. La parte che invece oggi